Oh, dannazione, sono super in ansia. Oh mio Dio, è il mio primo giorno di maestro a scuola. Oh mio Dio, sono stra in ansia. Che studenti avrò, spero. Ah beh, che preoccupazione mi do. Avrò degli studenti bambini, penso, o credo. Beh, il preside mi ha detto che era una scuola di mostri. Io ho detto, no, sarà impossibile che è una scuola di mostri. Oh, ah, comunque siete qui. Ciao ragazzi, sono Matte ed oggi benvenuti in un nuovissimo video su Minecraft. Quest'oggi il preside di una scuola molto grande, tra l'altro, mi ha chiamato perché mi ha detto che c'era un'aula di strani esseri, che sono dei mostri, ovvero che facevano i maleducati. Il precedente insegnante è stato mangiato dallo zombie. Beh, ho detto, cavolo, serve veramente un insegnante in questa scuola, ovvero non fare queste cose. E comunque, beh, sono andato ad insegnare, quindi perché aspettare? Andiamo. Ah, ma ovviamente prima di iniziare io vi dico una cosa: iscrivetevi al canale per farmi andare dentro quell'aula e cliccate like se volete ancora video del genere. Ah, soprattutto, e la campanellina per gli annunci. Allora, devo cercare quest'aula, perché se non erro l'aula mi aveva detto che era da 200 o 300... 308, eccola! Mi aveva detto 308 qualcosa. Ok, proviamo ad entrare. Permesso, buonasera. Ah, oddio, dei mostri, aiuto. Non devo avere paura. Su con la vita, su con la forza. Buongiorno, permesso, salve. Sono il vostro nuovo insegnante. Oggi vi insegnerò. Chiamatemi. Come si chiamano? Vabbè, mi chiamate professore, ok? Anzi no, che scuola è questa? Penso superiore, vabbè. Comunque, chiamatemi, io sono Matte, sono qui per insegnarvi molte cose sui mostri, soprattutto come voi. E soprattutto siamo qui a vedere cosa potremmo fare durante quest'anno. Allora, come vedo, beh, devo fare l'appello, perché tutti voi siete qua, spero che ci siate tutti. Allora, Creeper, ah ciao Creeper, eccoti qua, ci vuoi parlare qualcosa di te? No, ok, scusami, non volevo. Zombie, ah c'è, eccoti, ciao zombie, ci vuoi parlare qualcosa di te? No, ti voglio solo mangiare il cervello. Ok, non si fa, altrimenti ti dovrò espellere. Blaze, ah eccoti qua, ciao Blaze. Ehi, no, non mi rispondere così, si dice presente. Vabbè. Slime, ma qua c'è un banco vuoto, dov'è lo slime? Ah, eccoti, ah, ciao, non ti vedevo. Ciao slime, ci vuoi parlare un po' di te? No, voglio solo di andarmene via da questa scuola. Oh, tutti vogliono andarsene via comunque. Vabbè. No, comunque devi restare a scuola. È importante la scuola per quanto mi riguarda. È molto importante la scuola. Allora, saccheggiatore già dal nome. Sei tu, penso. Sì, sono io. Lasciami stare, capito? Oh, no, oh. Non mi aggredir così, sono il professore. Guarda che ti posso mandare dal preside subito. E poi con quella balesta lì. Wither Skeleton. C'è un Wither Skeleton. Ah, eccoti, sei tu. È strano che porti una spada di pietra. Comunque non si porta armi in classe, anche se è la tua natura, però. Dettagli. Arciere Scheletro. Eccoti là in fondo. Penso che, vabbè, penso che tu sei il mio alunno, penso. Pigman, ah eccoti, e saluto. Ma quindi abbiamo visto chi siete, tutto quanto. Vabbè, vi conosco già perché a Minecraft ci gioco normalmente, poi non lo so io se posso essere nei vostri confronti uno buono o uno cattivo, ma farò il buono. Allora,
Oggi studieremo i creeper. I creeper, ovviamente, un buon creeper saprà cosa dirci. Vero creeper, sai qualcosa di buono? Il creeper ci scrivi cosa fate tutto il giorno, o meglio cosa fate tutto il giorno? Cioè, beh, noi facciamo esplodere le persone. Questa non è una bella notizia, creeper. Ok, facciamo esplodere i giocatori in poche parole. Fate esplodere i giocatori. Ecco, chiudiamo tra l'altro la porta perché non si sa mai che entra un disturbatore. Ecco, facciamo così. Allora, quindi tu hai detto che fate esplodere i giocatori. Perché li fate esplodere? Oh, forse mi stanno antipatici i player. Ok, ti stanno antipatici i player? Però guardami quando parlo. Vabbè. Comunque, vi stanno antipatici i giocatori, e perché? Beh, è la nostra natura da creeper a farci odiare i giocatori. Beh, non ha tutti i torti anche lui, comunque. Vabbè. E oggi vedremo cosa fanno i creeper. Beh, i creeper, come tutti sanno... Oh, scusa. Come tutti sanno, un creeper, per chi non lo sapesse, esplode. E oggi vi insegnerò a farvi vedere come si fa il creeper. Ovviamente il creeper ce l'ho qua di mano, come vedete io sono in creativa perché prendo gli oggetti, tra l'altro. Questa è una varia forma di creeper. Vabbè, ovviamente sapete tutti cos'è un creeper, ed è questo essere verde qua. Comunque, non per prenderti in giro, signor creeper, per non prenderti in giro, questo è un creeper. Voi sappiate cosa dà di drop un creeper? Beh, il drop del creeper, fatemi prendere una spada, che ne so, un diamante. Fatemi prendere una spada. Cosa dà il creeper? Beh, ovviamente dà la gunpowder, o anche detta polvere da sparo. C'è qualcuno di voi che sa dirmi cosa si fa con la polvere da sparo e un altro ingrediente? Qual è l'altro ingrediente per la massima accurazione? Ora vi metterò davanti l'altro ingrediente, ovvero questo, e mi direte cosa si forma. Mi direte cosa si forma con della sabbia e della gunpowder. Quindi sabbia, eccola qua. Ora ditemi voi cosa si forma. Non c'è nessuno? Anzi, Pigman, ok, sei tu. Ordinariamente, penso che si forma una spada d'oro? No, non credo che una spada d'oro possa formarsi. No, è sbagliato. È sbagliato, Pigman, è sbagliato. Perché la spada d'oro si fa con uno stecchetto e due d'oro. È sbagliato, mi dispiace. Allora, adesso metto qua la mia crafting table, così almeno vedete cosa sto creando. C'è qualcuno di voi che mi sa dire cosa si fa con la gunpowder e una bellissima sabbia? Io. Zombie, vuoi tu? Si fa della TNT. Ma bravo! Ha ragione lo zombie, perché? Gunpowder. Cioè, adesso devo crearla, dannazione. Fatemi prendere altra gunpowder, perché, o meglio dire, polvere da sparo, perché non so che, perché. Ecco qua, polvere da sparo si fa, credo, con la polvere al centro, e poi non so crearla. Ok, un attimo, alunni miei, sto creando quella che penso che sia la TNT. Dannazione, devo prendere il tritolo. Allora, ecco qua. Ok, questa che ho in mano, ragazzi miei, è molto... ragazzi, vabbè, alunni miei, è la TNT. Non toccatela, cioè non dovete fare mai esplodere una TNT con un acciarino. Perché? Perché un acciarino con questa cosa fanno praticamente, fa un botto, quindi non fatelo mai, va bene? Soprattutto in questa scuola, perché in questa scuola è, vabbè, in questa scuola non si può, va bene. Gli zombie, voi zombie cos'è che droppate di solito? Cos'è che ci date a noi giocatori?
Beh, la mia carne, la carne marcia. Bravissimo, zombie. Cosa fa la carne? Qualcuno di voi sa dirmi cosa, che effetto dà la carne avvelenata? Almeno peso. Cioè, slime, stai saltellando da un'ora. Cosa c'è? Danno fame. Danno fame, bravo, bravo, davvero bravo. Voi saccheggiatori, no? Saccheggiatore. Che cosa vuoi, stupido professore? C'ho una spada, guarda che... aiuto, mi minaccia il professore. No. Oddio, c'è, arriva il preside. Vado da... Signor preside, non è vero? Dio santo. Questo tizio dovrò dargli una bella lezione. Saccheggiatore, qual è la vostra natura? Vabbè, saccheggiare, penso. Qual è la vostra natura? Beh, saccheggiare, uccidere le persone. Beh, originale, con tutti i cosi, Sto, ne so più di te. Beh, io ti consiglio di non fare il fenomeno, anche perché potrei sinceramente mandarti dal preside per quello che hai detto. E sinceramente non penso che tu sia intelligentissimo con quella testa che hai. Che devi trovare. Cosa? No, niente. Niente, tranquillo. Non ho detto niente. Oddio santo. Penso di essere. Penso che il saccheggiatore sia lui. Sia il bullo della classe, o meglio dire, quello più sfacciato. Devo dare lezione. Vediamo un po' cosa potrò fare. Beh, il vero motivo è... Vabbè. Andiamo avanti con le domande. Wither Skeleton, tu in che ambiente vivi? Per domanda. Beh, vivo nel Nether. Tutti lo sanno. Nel Nether. Ok, bene. Bene. Bene, nel Nether. Ma... quali altri mostri ci sono nel Nether? Beh, il Ghast, il Pigman, qua presente. E anche... non mi ricordo. Ah, non ti ricordi? Guarda, ti raffioro io la memoria. Allora, ci sono... Allora, questi esseri qua... per quali esseri ci sono? Ah, lo so. Spero che siano... No, come cavolo si chiama? Non mi ricordo neanche io. Da professore non mi ricordo neanche. Cioè, non mi ricordo mai niente. Dettagli. Allora, ci sono i Magma Cube. I scheletri del Nether, vabbè. Vabbè, penso che siano tutto. E poi, tra l'altro, nessuno lo sa, ma... ecco qua, questo è l'altro essere che sta nel Nether, il Magma Cube, che è uguale allo Slime. Ma è mio fratello! No, non è tuo fratello Slime, è originariamente un Magma Cube. Come vedete non droppa nulla, perché originariamente è piccolo. Se è un po' grosso il Magma Cube, droppa una palla strana, e non pensate male, una palla di lava, una palla di magma. E questo penso che sia originale, no? Slime, voi che forma avete? Avete forme diverse? Certo, diventiamo grandi, alti, bassi, cioè diventiamo un po' tutto, siamo slime, insomma. Beh, sì, siete slime, ma voi non siete... cioè, il vostro drop è una palla di gelatina, questa. Quindi, quando muore un tuo simile o qualcosa del... non è che muore solo, da questa sostanza qua, una palla di gelatina. Toccala, anche se non hai le mani, toccala. Beh, sì, la sto toccando, è vero. Beh, sì, originariamente è quello che ti sto dicendo, è per la tua salute, ovvero che praticamente è una palla di gelatina dove si può creare molte cose, tipo il cubo di gelatina o il pistone appiccicoso, che serve per fare macchinari di redstone. Invece,
Lo scheletro, voi tirate sempre Ferce ai player. Io sopporto gli scheletri. Cioè, volevo dire, tu, nella vostra natura, è solo tirare frecce o anche allenarvi col tiro al bersaglio? Beh, originariamente tiro al bersaglio, ma di per sé, di sé in sé, ci uccidiamo tra di noi. Ma come? Vi uccide? Ma no, ma non si fa. Ma non si fa, non si fa. Ah, va bene. Allora, Pigman, perché porti sempre quella spada d'oro? Beh, noi, Pigman, originariamente portiamo le spade d'oro perché. Non lo so il perché. Ve lo dico io, cari miei. Nascete già così. Nascite. Vabbè, siete già nati così. Siete già nati così. Praticamente voi nate. Nascite. Vabbè. Siete già nati con le spade, praticamente. Voi siete già nati con le spade. Quindi non c'è bisogno di spiegarla. Anche da piccoli. Avete dei piccoli, giusto, nel Nether? Certo. Vedo sempre ogni volta. Beh, io sono single. Ma ogni volta vedo dei piccoli esserini che sono miei simili. Beh, allora è che hanno già le spade, giusto? Alcuni sì, alcuni no. Beh, alcuni non sono riusciti ancora a prenderle a disposizione. E se non erro, voi avete dei cuccioli, se non erro. O meglio, avete dei piglin, se non erro. I vostri amici. Oh, quelli là li sopporto. Se me ne spawni uno davanti, giuro che. No! No. Non si dice. Beh, originariamente voi piglin, cioè voi pigmen, avete dei simili che però voi non sopportate, giusto? Oh, sì, non sopportiamo neanche. Beh, originariamente avete questi come simili. Eccone uno, giuro che lo ammazzo. No, tranquillo, è tranquillo, vedi? Questi sono. Ok, apre le porte. Se ne sta andando. Scusami. Devi tornare qua, ti devo ammazzare, scusa. Ok, è questo. Il piglin è questo. Se mi avete ascoltato da lì in fondo, ma penso proprio di no. Quindi è questo il piglin. Il piglin è un essere che può essere scontroso, è tipo il saccheggiatore. Come vedete, quel saccheggiatore, il piglin portava la balestra come il buon saccheggiatore. Beh, è vero. Scusi, professore, se ho detto prima cose su di lei. Succede, tranquillo. No, tranquillo. E questo è il piglin brutale. Ovvero che praticamente è un piglin con l'armatura e un'ascia. Ovvero che è diverso da solito. Tu non uscire stavolta. Cioè, adesso lo sto ammazzando, ma perché non riesco. Cioè, sta uccidendo. Ah, ok. Ok, stavo uscendo, ma per fortuna sono riuscito ad evitare. E questo è l'Oglin, ovvero il vostro cucciolo, se non erro. Sì, di solito vedo dei ragazzi. Che ne so, vedo dei ragazzi che. Dei pigmen come me che hanno questo tipo di animale, però io non ce l'ho. Vedete, ha fatto il cambiamento, ovvero che di solito questo essere enorme è abituato. Oh no 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 no, sta uccidendo il Blaze. No, Blaze no, il Blaze ha ucciso il Blaze. Oddio. Beh, professore, tranquillo, ritorna in vita. Ma come ritorna in vita? Ma davvero? Ma come ritorna in vita? Cioè, ritorna in vita? Speriamo. Ecco fatto. Oh! Ah, eccoti! Beh, pensavo che eri morto. Beh, ha fatto un errore. Capita a tutti. Beh, devo dire che. Sì, beh. Devo dire che hai un'abilità pazzesca. Beh, nei nostri. Beh, nel Nether ci sono gli spawner. Esatto, esatto. Bravo, Blaze, hai detto una cosa giusta. E soprattutto, voi, Blaze, cos'è che.
Cioè, la vostra natura da Blaze, cosa importa? Sparare palle di fuoco solo? O anche fare un'altra cosa? Beh, noi tiriamo palle di fuoco, spawniamo e abbiamo anche l'abilità di volare. È vero che voi volate, bravissimo Blaze, questa non la sapevo neanche io. Beh, la lezione di oggi si conclude qua, anche se voi siete una classe veramente... Pensavo peggio, ma il preside chi è? Beh, un Ender Dragon. Un Ender Dragon? E dov'è? Beh, nell'End. È lì chiuso. È stato portato via dalla polizia. Ah, ok, va bene. Perché aveva detto che voi eravate una classe brutta, ma in realtà siete una classe per bene. Esatto. Beh, sono contento di avervi insegnato. Voi vi è piaciuta questa lezione? Spero di sì. Ragazzuoli, questo video si conclude qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi e mi raccomando, cliccate la campanellina per ricevere tutti gli annunci da me e dai mostri. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!